L'illuminismo è una nuova modalità di pensiero e insieme un grande movimento storico-culturale che nasce in Inghilterra con il razionalismo e l'empirismo, ma che si sviluppa in Francia, dove assume i suoi connotati distintivi. Il nome illuminismo, traduzione italiana del francese Âge des Lumières, rimanda all'idea della luce. L'illuminismo è infatti una forma di pensiero, un'ideologia che si propone di disperdere il buio dell'ignoranza, della superstizione e delle false credenze ereditate dal passato, in particolare dal Medioevo, attraverso la luce della ragione. Attraverso una visione razionale e materialista della realtà, l'illuminismo si propone di sconfiggere il dogmatismo, cioè la tendenza a ritenere inconfutabili idee, principi, e il conformismo per migliorare le condizioni generali dell'umanità e favorirne il progresso. La nuova mentalità prende corpo e si diffonde in Europa grazie ai philosophes, cioè, secondo la definizione degli stessi esponenti dell'illuminismo francese, gli intellettuali forniti di esprit philosophique, che consiste nella lotta contro i pregiudizi, l'ignoranza, la superstizione, con l'arma della ragione, lotta animata dal motto ragione, tolleranza, umanità. Accanto a Voltaire troviamo Jean-Jacques Rousseau. Le sue idee sulla volontà generale e la sovranità popolare saranno fatte proprie dalla Rivoluzione francese e accolte nei testi fondamentali della Nuova Repubblica. Altri importanti illuministi sono Montesquieu, con la sua teoria della divisione dei poteri, Quesnay, uno dei padri della scienza economica, Diderot e D'Alembert, universalmente conosciuti per l'Encyclopédie, autentico simbolo della luce della ragione. La coscienza di vivere in un periodo in cui il lume o la luce della ragione prevaleva sul buio dell'ignoranza e delle superstizioni aveva indotto in Francia a coniare l'espressione Âge des Lumières, età dei lumi, per indicare un'età nuova. La nuova ideologia dei lumi conosce una rapida diffusione in tutta Europa. Il termine Âge des Lumières diventa in Germania Aufklärung, letteralmente illuminazione, chiarimento, in Spagna Illustration, in Inghilterra più tardi Enlightenment, in Italia Illuminismo. Alla radice delle varie declinazioni della parola e del movimento in Europa c'è l'idea che sostenere i valori dell'intelligenza umana, dei criteri scientifici e razionali della conoscenza, significava non obbedire più ad alcun dogma prestabilito, né di tipo religioso né di tipo culturale o politico, e mettere al primo posto l'affermazione di libertà della ragione umana.